quando si dice che i giovani sono veramente il nostro futuro, i giovani sono brillanti, i giovani sono intelligenti, i giovani sono lungimiranti. Ne abbiamo una prova, diciamo che gioiosa pullula di giovani così, e oggi ne è una dimostrazione. Siamo qua con i ragazzi della Consulta Giovanile e qualcuno che è vicino alla Consulta per parlare di questo evento che si svolge a Gioiosa oggi e domani e dopodomani. È un evento che riguarda la fotografia, ora loro ci spiegheranno nel dettaglio di che cosa si tratta. L'evento si compone di un contest fotografico per fotoamatori che riguarda il nostro paese, fondamentalmente è diviso in tre categorie: fotopaesaggistiche, modelli e fotoartistiche. Queste un po' meno categoriche, ma comunque si cerca sempre di far, insomma, di contestualizzare l'evento nel nostro territorio. E, niente, al contest è stata abbinata un'esposizione fotografica di sei artisti. E abbiamo avuto una new entry dell'ultimo minuto, quindi possiamo dire sette, diciamo del territorio locale siciliano calabrese, della provincia di Messina e di Reggio Calabria. Questo evento è stato organizzato appunto per coinvolgere tutti i fotoamatori della zona, insomma a pubblicare i loro lavori e a incoraggiarli a continuare a pubblicare i loro lavori, a renderne tutti partecipi in modo da poter organizzare negli anni a venire sempre questo evento, sperando che diventi di tiratura maggiore, quindi coinvolgere magari altri tipi di artisti, magari non so, abbinare concerti jazz o roba del genere in modo da valorizzare l'arte o anche comunque forme creative comunque del territorio. Abbiamo abbinato questa esposizione, di cui le opere sono esposte alle mie spalle, e di questi artisti comunque abbastanza famosi. Per esempio c'è Nino Bartuccio, che è stato vincitore del premio National Geographic Internazionale del 2008, la foto vincitrice, che ora è proprietà di una fondazione Smedile di Milazzo. E sono artisti molto validi e quindi sono secondo me un punto di riferimento per chi si cimenta in questo campo. Intanto possiamo dire che questo è un piccolo seme che avete seminato, e di solito se i semi sono ben piantati hanno un buon raccolto. La Consulta Giovanile, senza nulla togliere a quelle precedenti che comunque sono state anche valide, forse non sono state messe in condizioni di operare come voi state facendo, ma questa attuale da te presieduta mi sembra che stia facendo delle cose molto 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 interessanti, ma soprattutto con un riferimento ben delineato: la cultura. Sì, come avete più volte espresso voi, l'arte credo che sia il veicolo migliore per trasmettere le emozioni e per comunicare, diciamo, un sentimento. In questo modo per noi l'arte è non solo un veicolo di emozioni e di sentimenti, ma anche per cambiare la condizione in cui siamo. Come sappiamo come ben noto, l'arte fin dai tempi antichi è stato il motore della rivoluzione, della cultura, come hai detto tu, dei nostri popoli. È per questo che noi ci vogliamo appoggiare sempre ad essa, e comunque grazie all'arte appunto riusciamo ad allestire degli eventi così, che comunque, senza nulla togliere, come detto tu, alle altre consulte o associazioni, sono di spessore, essendo che comunque partecipano degli artisti formati, come ha detto Vincenzo, ma di caratura internazionale. Per noi, penso, per noi dico io, perché amo l'arte, poi sono sempre a favore dei giovani. Per me va data loro tutto il materiale possibile e immaginabile, dico, perché voi siete il nostro futuro. Sono sicura che comunque avete avuto l'appoggio a pieno regime dell'amministrazione e di chi comunque a cui comunque voi vi siete rivolti.
Sì, la disponibilità del sindaco è stata massima. Naturalmente, però, per realizzare delle idee non ci vuole solo disponibilità, ma ci vuole anche fatica, dedizione. E questo è stato per noi, soprattutto grazie all'aiuto di Vincenzo, siamo riusciti a istituire questo evento, perché l'idea parte proprio da Vincenzo, si appoggia a noi, perché in noi magari ha visto come hai detto tu, quella novità che purtroppo Geosa per tanti anni è mancata. Nino Bartuccio non è una persona locale, voglio dire non è di Gioiosa Marea, però abita a due passi da Gioiosa Marea, abita a Piraino ed è una persona che ha alle spalle una grandissima esperienza, seppur molto giovane, è stato uno dei fotografi più qualificati e a breve partirà per New York dove ci sarà una mostra fotografica. Ne vogliamo parlare? Vogliamo parlare della sua esperienza e poi partiamo da quello che c'è dietro le nostre spalle che rappresentano le sue foto. Sì, facciamo un po' di lavoro, andiamo là, facciamo un po' di foto, andiamo a scoprire questa grande città. La passione per la fotografia, come nasce? Come nasce? Nasce dal desiderio di far vedere un qualcosa che si sogna, più che altro. È una passione che viene nella vita, non so come vero, in un viaggio io mi sono trovato di fronte a delle cascate enormi e lì ero solo, non ho parlato per tre giorni e mi ha affascinato tutta quest'acqua e da lì è nato, diciamo, il desiderio di fotografare. Hai parlato con la fotografia, cioè ti sei espresso, perché è una forma di comunicazione molto viva, molto, molto intuitiva, ecco. Beh, in realtà è un istinto, è come se uno ha una piccola chiamata, si segue quello che si sente, ho voglia di andare in un posto, ci vado, senza tanto progetto. Che cosa imprimi generalmente? Che cosa ti fa fermare? Il soggetto che ti piace di più, dove trovi maggiore corrispondenza con il tuo io, una forma di introspezione? Sì, io preferisco le cose semplici, bambini che giocano con dei giocattoli fatti in casa o dei pezzi di legno, così, come facevo io quando ero piccolo, quello mi piace di più, la gioia, l'allegria, la spensieratezza. Per cui appunto c'è una forma di trasmissione di sentimenti, di emozioni. Sì, quello. E poi sono appassionato del Brasile, mi è piaciuto conoscere una civiltà, indios, in estinzione, ho voluto fare quest'altra esperienza e sono andato lì. E vivi gran parte del tuo tempo lì oppure sei andato, hai fatto questa esperienza, poi l'hai naturalmente messa nel tuo bagaglio importantissimo? Ritornato da queste parti? No, in realtà non è così, in realtà è solo un desiderio che uno ha dentro, è una forma di conoscenza, di capire più che altro, è una curiosità come un bambino che vuole vedere cose che non ha visto mai, niente di che, poi riesci a trasmettere qualcosa in foto, uno ci prova, tutto qua. Parliamo del contest fotografico, ecco, le foto alle tue spalle, alle nostre spalle sono le tue, quelle che partecipano, ci sono diversi soggetti, ecco ad esempio a me questo proprio dietro le tue spalle mi ha colpito moltissimo, forse perché dà un'idea di libertà, aria, ecco, sospensione. Sì, questa è una foto che ha una sua energia in realtà. Perché io l'ho chiamata contatto naturale, ho partecipato in un contest della National Geographic dove ha vinto il primo premio, non so perché, ma è lei che si fa strada da sola, è un'immagine di un bambino che fa la sua capriola per il conto suo vicino al mare, è il massimo secondo me della libertà. Sì, è proprio secondo me un'espressione molto bella, anche perché poi è presa attraverso queste nuvole un po' che fanno da cornice. Vabbè, poi il fotografo cerca di metterci un po' di suo nelle cose, nel senso che quando cammini e cerchi la fotografia cerchi anche il posto giusto dove capisci che lì c'è un'atmosfera che ti può dare in foto, che ti ritorna, diciamo, questa immagine surreale, no? Ecco. Per cui oltre al soggetto il fotografo fa la sua parte. Sì, quello sempre.
Fabio Itri non è siciliano, diciamo, ne ha sposato, ecco, tutto quello che magari la bella Sicilia, perché so che ti piace la Sicilia, sei venuto in maniera volentieri, ecco, ma, però lui è calabrese ed ha partecipato anche a questo contest fotografico, e qui alle mie spalle c'è quello che lui ha, che lui rappresenta, e, peraltro forse le uniche foto a colori, mi sembra, ecco, quasi, quasi le uniche, sì, sì, ecco, quasi le uniche in esposizione. Vogliamo parlare, ecco, di quello che hai fotografato. Perché hai fotografato questo? Innanzitutto, queste qua sono delle foto abbastanza casuali, nel senso, ho cercato di rappresentare più o meno l'immobilità che ci sta dietro la mia regione. La regione, siamo in provincia di Reggio Calabria, qui nel, queste immagini vede, sono quasi tutte della provincia di Reggio Calabria, e sono un po' come vedo io la mia, praticamente la mia terra, una terra molto bella, accogliente, calda, ricca di colori, di natura, ma anche molto immobile, ma anche molto statica e arroccata su dei cliché che oramai non stanno più bene, diciamo, come non sono mai stati bene a un certo tipo di persone che la vivono, che la abitano, che la vorrebbero vedere un attimino diversa. Quindi questa è un po' una visione mia personale, un progetto che forse avrà un seguito. Sì, avrà un seguito, una fine, cioè, insomma, sono delle visioni particolari della mia, della provincia di Reggio Calabria, null'altro che una visione personale, niente di descrittivo né di reportaggistico, ecco. C'è una denuncia, ecco, dietro quello che tu stai, quello che tu hai fotografato, una bellissima terra, è vero, la Calabria, ma che vive anche di questa forma di isolamento, fra virgolette, di degrado, ecco. Sì, un degrado che a volte è dettato dalla lontananza da alcuni centri, dal non sapere recepire bene quella che è la vocazione della tua terra, ecco. La vocazione della nostra terra è una vocazione naturalistica e non sicuramente una vocazione imprenditoriale, capitalista, cioè non abbiamo tutte queste velleità, esatto, imprenditoriali, ma abbiamo una terra che ha tanto da dire, ha tanto da offrire, e forse dovremmo tutti quanti pensare di poter fare qualcosa perché avesse il predominio lei su di noi, cioè ci desse lei una direzione piuttosto che noi dare una direzione alla terra, che non ha alcun senso nello sviluppo naturale della vita o del tempo, ecco. Fabio, la fotografia occupa un ruolo importante nella tua vita, il primo posto, penso, ecco, lo chiedo a te, e se il primo posto, perché? Diciamo, la fotografia è stato il modo in cui ho superato, se così si può dire, un decennio particolarmente difficile della mia vita, per cui con l'amore verso la fotografia sono riuscito a ritornare un amore verso la vita, quindi la possibilità di poter produrre delle immagini, di poter fare vedere coi miei occhi è una cosa che mi emoziona e che mi riempie di gioia, perché alla fine, che sia una macchina fotografica, una penna, un pennello, l'importante è che il nostro messaggio arrivi a chi deve arrivare, cioè all'utente finale. Quindi questo è il motivo per cui sono vicino alla fotografia, cioè la vivo intensamente giorno per giorno, e credo che sia una forma espressiva che più mi rappresenta in questo momento, perché poi non si può dire cosa succederà mai. Certo. Gabriele, credo che questo sia il terzo evento di spessore, che la consulta che si è appena costituita, forse i primi dell'anno, se non erro, ecco, è il terzo evento di spessore. Tutte e tre gli eventi comunque sono stati riuscitissimi, applauditissimi, naturalmente la critica è stata più che favorevole. Allora già, come dire, il seme piantato nei mesi scorsi ha dato buoni frutti. Sì, indubbiamente, ma questo credo sia solo l'inizio di tutto il programma che noi vogliamo attuare a Giosa Marea. Ancora abbiamo, come detto tu, 5 anni in cui, diciamo, cercheremo non solo di smuovere un po' le acque, quindi riattivare, diciamo, la partecipazione e l'interesse nel nostro paese,
ma come oggi di riuscire a portare degli artisti che veramente meritano di essere guardati, di essere apprezzati. Allora, parliamo di questa giuria. So che la giuria è composta da nomi, quindi se, appunto, se li vuoi dire, e poi diciamo anche quando possono visitarla, come, ecco, dare appunto un indirizzo affinché possa essere conosciuta. Sì, nella giornata di oggi, come è scritto su Facebook e su online anche sul sito dei Gioiosani, la mostra aprirà alle 16, in seguito alle 17.30 ci sarà il contest fotografico in cui la giuria che tu hai nominato adesso sarà formata dai 6 artisti che alle mie spalle hanno esposto le opere, sono Antonio Gitto, Nino Bartuccio, Carlotta Bonanno, Fabio Itri, Enzo Penna, me ne scordo qualcuno, Domenico Lofaro, sì. E in questo modo loro anonimamente, queste foto verranno proiettate dalla regia e loro daranno un voto pari da 1 a 10. Io annoterò e domenica ci sarà la premiazione con la consegna della Nikon alla foto migliore. La premiazione sarà qui e a che ora? Sì, la premiazione sarà intorno alle 17.30. Naturalmente le foto che vinceranno le categorie saranno pubblicate sulla Gazzetta del Sud. Bello, anche questo, vedi i media che si interessano a un evento di questo tipo. Beh, allora voglio dire, avete centrato il colpo, il buongiorno si vede dal mattino. Sì, facciamo il nostro meglio, poi speriamo di riuscire. Ne sono sicura. Allora vi facciamo tantissimi auguri e ci risentiamo sicuramente a breve. Grazie ragazzi. Grazie a voi.